fare una considerazione, siamo uno dei preti più importanti d'Italia, siamo considerati veramente una rosa ristretta. C'è anche adesso si è fondata un'associazione della quale faremo parte anche noi. Quale sarebbe il mio sogno? Adesso dico, il mio sogno sarebbe quello di ritornare a Teramo con il premio come era nelle primissime edizioni, una serata dedicata agli artisti. Infatti ho chiuso il rapporto con la Martina Zaccagnini perché non ritenevo più opportuno far esibire gli artisti con dei pezzi inediti di pomeriggio senza un'attenzione che secondo me è doverosa, no? Per un artista che lavora e viene a presentare il suo pezzo inedito da noi. Quindi ho chiuso questo rapporto e adesso siamo pellegrini con questa manifestazione. Non lo so, io la vorrei riportare qui se ci sono le possibilità e fare veramente crescere il premio, perché noi siamo nati quasi contemporaneamente in musicultura, quindi vi pregherei di andare a vedere come è cresciuta la musicultura, a noi non ci manca niente per diventare come un premio importante come quello. Per cui abbiamo avuto addirittura gli stessi presentatori, abbiamo avuto la stessa regia, per cui insomma la stessa direzione artistica, no? Nella figura di Pepi Morgia, quindi... Io quello che mi auguro è quello, se si potesse avere davvero la possibilità di ricreare tutte le idee, ce ne sono tantissime. E poi per quello che riguarda i contributi, non voglio fare polemiche per l'amor di Dio, perché non ci sono, non è questa la sede, non è. E poi comunque io non voglio, io non chiedo chissà che cosa, no? Io chiedo soltanto di sapere se c'è, non c'è, questa è una cosa semplicissima. Quindi la chiudiamo qua senza polemiche. Biglietti, abbiamo deciso di darli in gestione al teatro in modo che si potessero prenotare per evitare che altre 300-400 persone rimanessero fuori dal freddo. Quindi anche questo abbiamo cercato di fare bene, però a quanto pare ogni tanto no, c'è qualcosa che non torna, perché in effetti il teatro ha solo 800 posti, non facciamo. E poi non c'è la spettatrice, sinceramente quest'anno è stata una cosa un pochino più ingrandita, poi per il cast che secondo me veramente sono stati fatti in miracoli, devo ringraziare anche mio figlio perché si è mosso anche lui e quindi probabilmente insomma la sua presenza ha dato una spinta anche ai suoi colleghi, così. Io non lo so, non mi sono portata le lasagne da casa, però voglio dire, sto cercando di fare veramente i conti della servetta. Dobbiamo stare dentro i budget che ci sono. Per periodo di questo viviamo una crisi spaventosa e non lo so, mi domando io, ma se noi mettessimo un biglietto l'anno prossimo, anche piccolo, come reggerebbe la popolazione? Cioè, anche 5-10 euro, cioè, avremmo lo stesso questo problema di non saper dare a chi dare il biglietto? Cioè, perché sarebbe anche un aiuto quello di per noi, no? Ovviamente. Però finora l'amministrazione ha sempre gradito il fatto che fosse gratuito, perché ritiene che insomma, no? Un evento così dedicato a IBAN dovesse essere gratuito. Voglio amare profondamente il Presidente Sante, perché davvero dico, se non ci fosse lui, io posso dire, non ci sarebbe il pigro, perlomeno non potrebbe essere in questo modo qua, così. Diciamo importante per il cast che riusciamo a portare ogni anno, no? Quindi cioè, mi fa piacere farlo più pubblicamente perché è veramente una perla per noi. Torna anche quest'anno un importante omaggio ad Ivan Graziani come pigro, tanti ospiti in tempi non facili dal punto di vista economico. In tempi difficilissimi, però pigro ha una sua forza, ha una sua forza intrinseca, questa forza è quella che diciamo, fa sì che resista anche alle difficoltà. Le difficoltà ci sono oggettive, c'è una riduzione delle possibilità economiche di tutti gli enti pubblici e quindi io credo che sia importante, fondamentale l'anno prossimo sedersi intorno a un tavolo tutti coloro, tutte quelle persone che vogliono in qualche modo come dire, contribuire alla crescita di Pigro, soprattutto a far sì che Pigro continui a vivere per dare il proprio apporto, il proprio contributo. Se i teramani vogliono veramente bene ad Ivan Graziani dovrebbero anche contribuire a questo premio. Lei ha detto che l'anno prossimo la situazione potrebbe essere anche peggiore. No, sicuramente la situazione sarà più difficile. Anna Graziani ha lanciato l'invito a magari a mettere un piccolo biglietto d'ingresso per Pigro. Io credo che lo si possa valutare, voglio dire.
Filippo ha fatto riferimento a tanti teramani che hanno in qualche modo lo hanno invitato, alcuni si sono lamentati del fatto che c'è una edizione soltanto, magari se tutti quanti diamo una mano riusciamo a raggiungere l'obiettivo. Anche perché questo è un premio che si impegna anche in campo sociale, nei confronti di coloro che hanno veramente bisogno. Ma sì, quest'anno c'è anche l'ANFAS che fa parte della manifestazione, è un dato sicuramente positivo, però ecco, proprio parlando di ANFAS bisogna capire e pensare che gli enti pubblici devono avere come priorità i servizi essenziali, l'assistenza e la riabilitazione, questo è importante, e quindi poi Pigro è sicuramente fondamentale e importante, però dall'anno prossimo, ma già da quest'anno gli enti locali dovranno stabilire un criterio di priorità. Non è che stiamo parlando di decine di migliaia di euro, tanto per capire, perché magari posso sapere quanto è questo? Sì, una volta ricevute, quanto c'è questo? Noi abbiamo 10.000 euro dalla banca, che sono diventano 8 perché c'è l'IVA di mezzo, per tutti i vari. Poi io l'anno scorso lo ricevo dal comune 3.000 euro, che suoi fondi, poi è successo che avevo messo in preventivo i soldi della regione che dovevano dare 10.000 euro, poi è stato un problema di Stefanis che è stato arrestato, per cui questi 10.000 euro non li hanno dati, io non li ho potuti mettere a bilancio perché non avendo ricevuto non potevo produrre la fattura, per cui sono rimasti loro, adesso quest'anno me li ridanno questi 3.000 euro sotto forma di contributo, ecco. Quindi voglio dire 1.000 euro elevati ai bacini. 14.000 euro è il costo del territorio con l'IVA. Se posso proprio loro, per farvi capire, perché a volte è difficile capire come un premio viene organizzato, un service per fare la serata costa 2.000 euro. Quindi possono sembrare per cui in realtà sono purtroppo. Se volete, il discorso è se si vuole portare degli ospiti, si vuole portare delle cose di un certo livello, ci vanno degli investimenti, gli altri festival, partono delle cifre, si parla di esatto. Non c'è dubbio che il costo che affronta il territorio è un peso così importante, così importanti, è abbastanza importante, però c'è comunque il comune con quello che può, ci mettiamo comunale disponibile, ripeto, ma davvero no.